Ponte Buriano è lì dal 1200 ed in molti si chiedono cosa accadrà a questa bellissima opera d'arte, che ancora oggi è invece un importante e vitale collegamento tra il Valdarno Aretino e il capoluogo. La domanda è più che lecita perché i primi lavori di consolidamento per un impegno di 700.000 euro da parte della Regione Toscana sono finiti da un pezzo, ma siamo ancora lontani da un vero e proprio restauro. Mi dicono che praticamente il traffico non è stato assolutamente più regimato, perché si è rotto le telecamere, nessuno l'ha sostituite e quindi c'è sopra un traffico di 8 treni che vanno a quanto vogliono di velocità, quindi carichi dinamici terribili per questo ponte. E poi addirittura hanno chiuso anche il museo. L'opera provvisoria proposta dalla provincia di Arezzo, in attesa del ponte alternativo, è ferma negli uffici del Genio Civile della Regione Toscana, che per il momento ha detto no. I sensori, gli stessi che sono stati messi nel ponte Morandi, annunciati a luglio dalla provincia di Arezzo, non sono stati ancora installati. Insomma, c'è da attendere, si spera, tempi non troppo lunghi per liberare questa opera d'arte da un traffico pesante che tutti i giorni deve sopportare. Il problema è che il ponte si sta vuotando sotto, si sta vuotando nell'intradosso, quindi la superficie di appoggio che genera, diciamo che genera la stabilità di questi archi di 18 metri è praticamente ridotta allo spessore della volta. Il ponte non è fatto di mattoni, è fatto con le scaglie di pietra arricchito a un'arenaria di posto. Con le vibrazioni questa superficie di appoggio perde la malta, i lisi che compongono la volta perdono la loro aderenza. Si vedevano chiaramente queste zone in cui ci sono delle forti mancanze di materiale che è caduto in Arno. Allora a questo punto bisognerebbe davvero che si procedesse a questa serie di lavori di ricostituzione di questi giunti di malta, quindi rimpellare tutto il sotto dell'intradosso del ponte per metterlo un po' alla meglio in sicurezza e poi assolutamente evitare il traffico pesante. Non so perché è stata sospesa la costruzione del ponte sostitutivo. Allora, io a questo punto vorrei informare ancora una volta chi di dovere, che mi sente, spero mi ascolti, e sono ovviamente pronto a qualsiasi confronto scientifico che si voglia fare, a qualsiasi livello, perché io ritengo di essere, dopo 40 anni di professione come restauratore, di avere i titoli per poterlo fare, e quindi discutere su come si può intervenire su questa situazione, che comunque non va più procrastinata. Bisogna assolutamente intervenire su questo ponte.